Ma prima di partire con il video, ragazzi, è arrivato il momento di andare a provare il nuovissimo ed esclusivo gusto di Level Up, ovvero Bubble Boom, che sarà disponibile esattamente da oggi, ovvero dall'1 febbraio alle 18 sullo shop di Level Up. E vi ricordo che dall'1 all'8, ragazzi, potrete usare il codice sconto Tecnoide per avere il 20% di sconto, ragazzi, su ogni confezione di Level Up. Ma tenetevi forti perché ci sarà anche una doppia promozione, perché se userete il codice sconto Tecnoide2 invece potrete prendere 4 confezioni di Level Up, ragazzi, al prezzo di 2. Perciò, ragazzi, a febbraio abbiamo super mega sconti. Questa è l'occasione giusta per andare a provare Level Up, l'energy drink fatto dai gamer per i gamer, per avere un boost in più mentre giocate. E adesso è arrivato il momento di provarci Bubble Boom. Oh, ragazzi, scoppia. What? Andiamocelo subito a provare. Ragazzi, è buonissimo. Ha il sapore tipo di quelle caramelle che mangiavo da piccolino. Non so, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti se conoscete quelle caramelle che quando si mettono in bocca cominciano a scoppiettare. È ufficiale, ragazzi, questo batte anche il Blue Crush, il mio nuovo gusto preferito, esattamente Bubble Boom. Benvenuti a questo video, come sempre sono Tecnoide. Siamo ritornati, ragazzi, in un nuovo minigioco su Rocket League con gli Once più Nino. Ciao Big Broski. Bella raga. Alla bomberoni. Oggi quello che andremo a fare è un nuovo minigioco spettacolare, perché andremo ad utilizzare una palla con dentro l'elio, ovvero la palla palloncino. Ok, ragazzi? Di tube. Perché le palle di tube? Che sono leggere ad elio, cioè, sono sempre svuotate, sono ad elio. Al massimo possono essere le palle di delle storie tese. Boh, non l'ho capita, ragazzi, andiamo avanti. Elio, elio. Le storie tese. Boh, vabbè, ragazzi, io mi dissocio. Oggi, ragazzi, faremo come sempre, ragazzi, team casuali. Perché sennò poi, vabbè, avete capito. Speriamo, ragazzi, che non capitiamo io e te, perché sennò quei due Arati. Allora, okay? aspetta. Visto che fate tanto i fenomeni, facciamo così. Io voglio giocare con Eze. Oh, fra, cioè, ma io ti dico, ma parlasse te che posso, cioè, parla quel buffone. Va bene, le mani su Amazon, deve comprare ogni settimana questo. Oh. Eze, tube te l'ha tirata, perfetto, no, allora no, sarà no, io e Nino contro Eze Tube, ok? Perfetto, va bene. Let's go. Ragazzi, allora, io accetto la sfida di Ezector e Tuberanza, che vogliono stare insieme. Nino, mi raccomando, sono pronto. Io e te sono sappiamo pronto. Volare. Guardali, che si sono già messi in team. Oh, si sono già messi in team insieme questi. Guardala come vola, un palloncino pieno d'elio questo. Sono in squadra. Come no? Eccolo. Guardalo che vuol fare il furbo. Attento agli spuntoni, Guarda, porca la minestra pelosa. Ma c'è un problema, io non so volare. Vai, Nino, prenditela giù. Prendi giù il palloncino, Nino. Vai, Nino, prendi il palloncino. Tu vieni a te. Ma perché non mi togli questo? Questo si deve togliere. No. Dov'è? Tranquillo, Nino. Tranquillo, Nino. Oh, cavolo. L'ha presa il tubo. No, dov'è l'altra porta? Oh. No! Sì, lo so. È che ero girato dal lato sbagliato. Sì, tu girati, che mo ci penso io a te. No! Non me l'ho presa! Vai, Nino! Nino! È l'altra parte, Nino! No, no, bravo, Nino, non è proprio quella! Come si ferma? Li vedi, Nino, li vedi, draghi? Se guardi bene, vedi anche i nigiri e Doraemon con il lavapiri. Guarda, andava da solo! Come cacchio mi devo fermare? Ma l'autogol, non ci credo. No, guarda, no, guarda i draghi. Non ci credo. Nino, dimmi, Nino, ti prego, che stai registrando. Sì, ma Nino, così no, però, così no. Ti prego, dimmi che stai registrando, non ci credo. Ha fatto autogol. Così, da solo. Ma Nino, ma come puoi far fare autogol? Cioè, ma sei daltonico? Dimmi, se lo sei, almeno mi regolo. Ma che vuol dire? Perché è daltonico? Perché ha sbagliato il colore arancione con il resto. Tranquillo, Nino. Tranquillo, ombre! Mamma mia! Bra! Guarda qua! Gustatelo, guarda qua, ruoto. Bra! E mamma butta la pasta! Mi sono confuso con Menino, pensavo fosse la loro porta. Bravo, quella. Bravo. Ragazzi, ma io non è che mi sono confuso, è che ho preso troppa velocità. No. Scende! Ficcala! Vai Nino! Bella, Nino, presa! Presa, Nino! Te li tengo lontani! Wow! Te li tengo lontani! Che dribbling! Bravo!
bello, 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 bello. È bello, bello, porto cervo è bello. Però Nino, non è possibile. Nino, 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 è tuo, Nino, è tuo, Nino, è tuo, Nino. Bravo, figlialo, no, figlio, sei l'unica difesa, bravo. Da qua non si passa. Bravo, bravissimo. Ultimo. Chi la prende quella, fate, ma chi la prende? Last minute, last minute, last minute. Ce l'ho, Nino, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sto a fare i dribbling, sono io. Sono io. Stavo a prendere io. Bravo. Perché purtroppo ce l'avevo messa stra male, capito? Fratello, mi sento uno stupido, guarda che roba. Non è che ti senti. Wow, wow, let's go, mamma mia. Michael Jordan, Michael Jordan, Space Jam. E guarda la schiaccia. Questo è un golazzo, questo è un golazzo. Sì, sì. Mi è volato dentro. Io sto per piantare un pugno al monitor. Oh, 30 secondi, Nino, 30 secondi. Un altro si fa qua, si fa qua. E ne sono convinto. No, ho volato male. Scusami. Ma vedi, perché la palla viene sempre verso di qua? Ma che... Le malevati un po'? Aspetta. No, zio. Vai, portala giù, portala giù. Portala giù. Sto in cielo, sto in cielo. No! All'ultimo secondo. Mi ha fatto esplodere. Guarda Ezze, scusi, si può togliere davanti per cortesia. Mi ha fatto esplodere Nino, zio. Bravo! Ma tanto non lo prendevi lo stesso perché è rimasto in alto. Nino. Era comunque imprendibile sta palla. Prima partita ce la siamo portata a casa io e Nino. Ci hanno voluto sfidare? Esatto. Oh, ragazzi, succede. Pronto, vai, rivincita per voi. Vai, Ezze. Oh, cavolo. Tech, ma no, devi fermo. Devi riavviarla, Tech. No, sono qui, ragazzi. Ah, io non so partire che perché... Che riavvio! No, ma io non so partito perché aspettavo che entraste tutti. E noi c'eravamo. Ma eravamo già partiti, tu, beh. Ma vedi che ero fermo, non stavo facendo niente. Ma se pensavo ti ho visto che prima che sei andato sulla palla. Eri tu quello che era andato sulla palla? Era Ezze. No, era Ezze, io ero fermo. La Nutella. Guarda, io non so neanche come si vola, insomma, che c***o era, un'auta? Aiuto! Ce l'ho dietro! Vai! Chi è quello che mi ha fatto il liscio? Chi è quello che ha fatto il liscio? Io. Ho fatto il pelo! Guardalo! Swum! Scusa, era proprio un missile, era proprio un proiettile, hai visto? Comunque ho capito perché ho voluto fare sta mappa. Oddio, l'ho presa! Ah, miseria, bravo! Oh mio, c'è Ezze che ha imparato, eh! Ha imparato il tempo! Ma mi sfotte? No, sei serio? Sì. L'ho presa! No. Vedi che hai imparato il tempo, dicevo sul serio! Bravo, Nino! Nino, cosa stai facendo? Ho provato a dire, sapevo che si sganciava. Sei squadra con Kobe Bryant di Rocket League. A parte che sapevo che si sganciasse, che si stava per sganciare la palla. Vabbè, l'italiano dove l'hai imparato? Dai, Zecto. No. Vabbè, Bruno, però, che rompiconi. Bravo. Falli scendere il mood. Porco. Gioca per tuoi. Niente, non mi sta. Non ce la faccio, non ce la faccio. Bravo, Nino! Guarda tu, no trigger, my friend. No, ma se, cioè, nel senso, se lui si diverte, io sono contento che perché perlomeno... Perché non me l'ha lanciata? No, bravo, Nino! Porca miseria, che cosa ho mancato, Nino? Era mia quella. Miseria. Bravo. Me l'ha tolta, Fra. L'ha tolta? Sì. Dio! Ma perché non me la... Ma non me la aggancia! Ma dai, ma non è possibile! No, non te l'ha agganciata perché l'hai preso con la parte sotto. È un gioco... Ti ha capito? Ah, è scala questa. Cos'è scala questa? Ha rotto il c***o questo, porca minestra. Ha rotto i c***oni. No! Tanto se lo può permettere. C'è Kobe Bryant qua che fa il fenomeno. L'ho presa? Ma tanto non va mai in porta sta palla qua. Anche io cosa dico? La prendo come se avessi fatto chissà che cosa. Già prenderla per me qua sembra un miracolo, ragazzi. È Dio! No, che c'hai tu, Be? Guarda per quanto non l'ho presa. Vabbè, intanto io... Bravo! Vai, no, è lì, tu, Be, lì, la porta, dove vai? Willy, capron nel tavolo. Mi sei girato dal lato sbagliato, che... Oh, tra poco a Dube ci sono altre cose che li stanno girando, ragazzi. No. Scusatemi, ragazzi, è da un po' che non viene fatto un gol. Se permettete. Intervieni. È arrivato il momento per me. Ah, c'è un problema, non vedo la palla. No! Bravo! Bello questo intervento.
Chi è che me l'ha tolta? Tube, penso Tube. Porca miseria. No. 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 Guardalo Tube che sta zitto, però non sta proprio più parlando. Sì, sì, io tilto. No, ragazzi. Ma mi è passata a fianco. Vai, Ezio, guarda, vai. Ma mi si ferma la macchina. Ma mi si ferma la macchina. Antarashta Bundin Mac. Questa è mia. Bravo. Vola, vai, Ezio. Guarda che mi si ferma. No. Fra, sta glitchando. Sta usando i trucchetti. Cosa? No, ma perché dai, quando, quando tu la prendi, la tieni troppo sotto. La devi tenere tutta completamente sopra. Non mi si muove la macchina, Tube. Te lo giuro, come prendo la palla non mi si muove la macchina. Cavolo, aiuto. Come prendo la palla, la macchina è inutilizzabile. Fra, guarda io, la devi prendere sul tetto. Se la prendi sul muso, ti fa spessore, te lo giuro. Oh, raga, niente. Non lo so, io non vedendo la schermata di Ezio. Perché la prende sotto e quindi le ruote non toccano. Se la prendi sotto, devi volare. È arrivato Steve Jobs, delle pieti qui. Bravo, Nino, bravissimo. Guarda. Oh, prendilo. No, che sfiga. Ah, Calle Wimmoke. Vabbò, rip. Aspetta, che tanto guarda che finché non tocca terra. No, no, l'ha presa. Vai, urca, no, l'ha fatto, ragazzi, bravo Tube. Guarda, poi peccato, i draghi sono usciti. Potevamo fare un po' di più, Tezze. Hai scelto questa modalità qua per risaltare solo tu, Tech? No, io ti giuro che l'ho scelta per farla con tutti. Se poi magari voi siete un pochino più noob, vabbè, non è colpa mia. Nino, sapendo che magari faceva più fatica a volare, si è concentrato a fare altro. Esatto. Ma infatti non so se hai sentito, io a Ezze non gli ho mai detto di farlo perché non siamo tossici. Ah, va bene, ok. L'importante è che Ezze anche oggi ti dirò di più. Se avessi visto Ezze fare una roba del genere, avrei detto: Ezze, smettila, pensa a giocare. Ah, pensa un po'. No, invece io avrei detto continua. Comunque, Ezze, cut, siete fatti l'uno per l'altra. 20 punti qua è stile cut. Guarda, non è che Nino abbia tanti più punti, perciò. A parte che fino a 10 secondi della fine Nino aveva 8 punti, come abbia fatto a farne 20 e nel finale lo sa solo lui. No. Ok? Però passiamoci su. Ragazzi, io direi che siamo arrivati fino alla fine di questo video. Scrivete qui sotto nei commenti. Sta paragonando a Kat. Codice, ma un bot a pedali. Ha un bot senza neanche i piedi. No, senza neanche i piedi nelle mani. Stacco il video prima che finisce male. Ciao, ragazzi. Ciao.